Ancora noi, ancora qui dalla Crocetta, sempre Stefania Saitta per Radio Antenna 1. Oggi sono qui affiancata da un personaggio, anche lui di eccellenza, Alessandro Felis, giornalista, enogastronomico, ricercatore, divulgatore. Da un po' lo seguo. Una capacità anche a scovare le piccole eccellenze, quei piccoli produttori non solo attenti al prodotto, ma attenti anche alla storia che mettono nel prodotto. Un momento particolare per il Piemonte, un momento dove sicuramente le forze devono entrare in campo per dare luce, per aiutare e per poter divulgare che anche piccoli si può crescere senza per forza dover denigrare la produzione di massa e il grosso consumo. Alessandro, stai dedicando tanta forza, tanto tempo, tante parole, è un po' come anche educarci alla cultura del buon cibo, anche del buon vino. Io ti seguo, ma raccontami tu cosa stai facendo e i tanti progetti che stai seguendo. Grazie Stefania. Beh, direi anzitutto che hai già detto tu le cose importanti, perché hai già parlato di piccole produzioni, hai parlato di persone che stanno dietro a queste piccole produzioni e hai detto la cosa che dico sempre anche è non denigrare il prodotto, diciamo, standardizzato, il prodotto... non amo dire industriale il prodotto, diciamo che è quello poi che raggiunge tutti, perché bisogna dircelo che tante volte le piccole produzioni non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione, quindi è importante che ci siano, è importante che continuino a tramandare una storia, una tradizione, una diversificazione del prodotto. Il prodotto standardizzato è un prodotto assolutamente buono, è un prodotto sotto il profilo sanitario, sotto il profilo di tutti quelli che sono anche i controlli organolettici, ma anche, dicevo, igienici e tutto, è perfetto. Il prodotto del piccolo artigiano, dico sempre, che traduce l'essenza di chi lo produce, perché quando io conosco un pasticcere, un cioccolatiere, un viticoltore, un casaro, e che assaggio il suo prodotto, ritrovo la personalità di chi l'ha prodotto, ritrovo c'è quel cioccolatino che è un po' più equilibrato, effettivamente dietro ci sta un cioccolatiere abbastanza timido magari, poi c'è quello che ha dei sapori molto marcati e qui dentro ritrovo l'esuberanza di chi l'ha prodotto, quindi è vero proprio che ognuno lo produce a modo suo, è così come quando anche noi cuciniamo a casa, quando non so se tu hai tempo ogni tanto di fare una torta o così, questa torta, di mangiarla sì, mangia benissimo, ma non viene mai uguale. È vero. Perché ci sono tante situazioni, ci sono lo stesso meteo che influisce, ma anche l'umore della persona. È ovvio che quando il prodotto è, diciamo, industriale, dove tutto è, come dire... intanto ci sono anche delle sostanze che aiutano, a volte dei conservanti così che ci devono essere, però questi servono ad aiutare a far sì che il prodotto, poi specie in certe condizioni di produzione, rimane sempre standard, quindi io so che quando compro quel biscotto, quel formaggio, avrà sempre più o meno lo stesso sapore, cosa che invece con l'artigiano c'è sempre un po' il dubbio, chissà come sarà questa volta, la torta una volta è un po' più cotta, una volta un po' meno cotta, magari cambia anche il sapore, quindi è bella questa variabilità che io la vedo anche come fattore umano, come impronta umana. Assolutamente sì, c'è da dire che dobbiamo anche educarci al gusto, ai nuovi sapori, io so che tu stai lavorando molto anche su questo, accompagni i tuoi followers, lo chiamo così, anche a degustare, quindi ti seguiremo nelle tue prossime attività con Radio Antenna 1 e Alessandro Felis, c'è un, diciamo, un affetto reciproco, quindi grazie Alessandro, so che oggi mi darai una grande mano perché abbiamo qui delle eccellenze del territorio
che vogliamo trattare assolutamente bene, e le peculiarità sicuramente le conosci più tu, quindi grazie per questo aiuto che vorrai darmi. Grazie Stefania, mi hai detto ricercatore, adesso parto alla ricerca di qualche produttore da portarti qua. Benissimo. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata a tutti ancora.